Annunciato è arrivato l'Eco 525, unico esemplare in Italia, il macchinario da 400.000 euro che garantisce la processazione di quasi 10.000 tamponi al giorno. Al reparto di microbiologia molecolare dell'ospedale di Padova apre un nuovo capitolo nella lotta al coronavirus e supporta il progetto iniziale del professor Andrea Crisanti, quello della campionatura a tappeto. Questa è un'opportunità fantastica per testare tutti quanti i familiari, gli amici e i vicini, quindi è il momento in cui il virus è più aggredibile. Più di 70 tra biologi, tecnici, medici, specializzanti che ormai da più di 2 mesi in questi laboratori notte e giorno rilasciano patentini di positività e negatività al Covid-19, un male che oltre al resto è riuscito anche a cambiare il senso alle parole. Nella prima fase c'è una preparazione del campione e un'estrazione degli acidi nucleici, quindi in particolare quindi del virus. Quindi c'è una fase di allestimento delle reazioni che permettono di individuarlo e nella terza fase c'è la rilevazione del virus dove si va a vedere se è positivo o negativo al test i campioni che sono arrivati. Quasi una rivoluzione per l'ospedale Patavino, che per ora di tamponi ne ha effettuati più di 100.000, dei quali 18.000 solo ai dipendenti dell'azienda ospedaliera. Il valore aggiunto di questo macchinario, chiamato olandese ma di produzione americana, è il basso utilizzo di reagenti. La cosa più importante è che fa tutto in 10 minuti, quindi significa che in 10 minuti si fa quello che si poteva fare in 6 ore. Non solo, ma utilizza anche quantità molto minori di reagenti, quindi un quinto. Quindi di fatto i reagenti che prima ci avevamo acquistato per circa 500.000 test adesso sono sufficienti per 2 milioni e mezzo.